Cari cittadini sportivi, nona puntata di City Squad Focus, siamo tornati dove praticamente tutto è iniziato quest'anno, questa stagione agonistica, con il poliambulatorio Physiosan dell'amico dottor Marco Selgina, che ringrazio nuovamente per l'ospitalità. Una puntata improntata totalmente sulla pallanuoto e ringraziamo i nostri due gentilissimi ospiti, siamo in quattro, quindi ci stiamo allargando sempre di più, anche il nostro operatore, il nostro Tarabò, che sta facendo un po' di fatica, sono sta andando sempre più lontano per riprenderci. Andrea Bozzati, DS della Pallanuoto Trieste, buonasera. Buonasera e grazie per essere intervenuto, e uno dei volti nuovi, però non per questo timido per quanto riguarda le prestazioni in vasca, e parliamo di Federico Panarai, attaccante appunto al Pallanuoto Trieste. Ciao Federico. Buonasera. Marco, iniziamo da te, iniziamo a parlare di tutto quello che non abbiamo detto, insomma, nella prima puntata del nostro Focus, di quello che naturalmente Physiosan fa per tutti, belli e brutti, bimbi e meno bimbi, insomma, per quanto riguarda la fisioterapia, però parliamo anche soprattutto di quello che è l'ambito sportivo, no? Ovvero sia Physiosan già da tempo ha delle importanti collaborazioni con le realtà sportive, insomma, tra cui c'è anche la Pallamano Trieste, ma ricordiamoci la Triestina, c'è la Pallamano Trieste, insomma, quindi delle realtà importanti sul territorio locale per quanto riguarda lo sport. Come mai riuscite a incanalare, diciamo, queste collaborazioni? Beh, allora, innanzitutto voi siamo partiti con questo progetto dello sport già diversi anni fa, e probabilmente con l'idea di inglobare più professionisti e più competenze in un'unica struttura che riuscisse a dare delle risposte immediate e complete allo sportivo che si rivolge dopo a noi dopo un infortunio o dopo un trauma o un problema di carattere muscoloscheletrico. Col mio socio Zarattini in realtà inizialmente lavoravamo prevalentemente su colonna vertebrale. Le prime esperienze che ci ha permesso di conoscere anche l'amico Brazzati è stato su Elia, che abbiamo seguito per un infortunio che non riusciva, diciamo, a risolvere, o gli si prospettava addirittura un intervento, e invece siamo riusciti a ridarlo all'acqua e sembra che sta andando bene senza più problemi. Gioca, grande. Quindi in realtà noi partivamo con uno studio d'ortopedia, di fisioterapia ortopedica, dove le competenze erano focalizzate su colonna vertebrale e in generale sulla fisioterapia. Dopo l'ambito sport è voluto essere come uno spin-off della stessa struttura, specializzandoci, inglobando dentro preparatori atletici e facendo delle specializzazioni che ci danno la capacità di parlare la stessa lingua con preparatori atletici, direttore sportivo, i tecnici, la società, e assecondare anche le richieste della società. Quindi penso, poi non posso rivelarti il nostro segreto, però evidentemente il nostro lavoro viene apprezzato, e a passaparola una società dopo l'altra stiamo aumentando anche le collaborazioni con anche le società minori. Al di là delle professioniste che hanno un'impostazione di lavoro, magari delle necessità diverse rispetto a quelle dilettantistiche, che poi sono il tessuto sociale realmente della città, no? Allora, tutto Marco, anche il discorso di quelli che sono i percorsi fisioterapici delle varie, diciamo, discipline, naturalmente sono dei cammini che sono completamente differenti tra una disciplina e l'altra, quindi anche sotto questo frangente voi vi siete specializzati e vi state specializzando sempre di più per dare un servizio ad hoc per ogni tipo di disciplina. Sì, cioè è molto importante appunto avere delle competenze che ti permettano di capire l'atleta che hai davanti, che necessità, che gesti tecnici deve affrontare. Un podista devi analizzargli la corsa magari sul tapis roulant e fare delle valutazioni diverse rispetto a chi lavora in vasca e ha dei movimenti di un certo tipo col ginocchio e magari accusa dei fastidi che su un podista potrebbero essere imputati a una struttura, mentre le sollecitazioni legamentose, muscolari a cui sono sottoposti loro sono molto differenti. È uno sport asimmetrico, e hanno tutta una serie di
problematiche che potrebbero emergere più che in altre discipline. Poi in realtà non esiste la disciplina perfetta, lo sport è importante che si pratichi, qualunque sia, che piaccia, perché a qualunque livello poi l'agonismo può far uscire quelle che sono le problematiche della singola disciplina. Sappiamo che in alcuni sport sono più frequenti i contatti e quindi i traumi da contatto, ma anche loro in realtà non è che si accarezzano in acqua, Un po' di anzi. naso. Quindi la costola rotta per la gomitata scappa anche qua, però ovviamente è molto diverso dal tennista che non ha alcun contrasto e fa dei movimenti in carico su superficie piana, non sdrucciolevole. Già il calciatore fa tutto altro tipo di sforzi e di sollecitazioni. È chiaro che il preparatore, che diventa la figura, diciamo che si deve interfacciare soprattutto per gestire le recidive, deve parlare la nostra stessa lingua, e tanti di noi siamo. Diciamo, hanno fatto delle specializzazioni, dei percorsi per avere queste competenze. Guardate, pallanuoto è sport tosto, tu ne sai qualcosa, insomma, perché prima di diventare direttore sportivo, insomma, hai avuto, insomma, una, diciamo, bella, soddisfacente carriera in vasca. Ora, naturalmente, dietro una scrivania, a guardare questi bandi giovani lottare in acqua. Parliamo di quello che è stato, diciamo, l'inizio di questo campionato. Possiamo parlare di mali trasferta, se vogliamo dirla tutta, insomma, perché bene o male sono arrivate queste due sconfitte. A cavallo però c'è stata anche la bella prova contro il Bogliasco. Facciamo magari un primo piccolissimo bilancio di questo inizio di stagione? Ma sì, io sono parzialmente soddisfatto, devo dire. Abbiamo giocato 3 partite, 2 fuori casa e una molto convincente in casa contro l'ex squadra del nostro tecnico Daniele Bettini. E la prima partita con il quinto, come al solito, la prima partita nasconde tante insidie, diciamo, a parte giocare fuori casa, ma comunque è un terreno all'otto. Le squadre sono preparate, ma non arrivano mai essere rodate per, diciamo, per il primo turno. Quindi siamo andati davanti a un bel pubblico, Genova comunque un bel pubblico, la piscina del Baro, e loro giocano in una piscina molto molto stretta, che di questo se ne avvantaggiano tanto. È una neopromossa, però noi diciamo ci hanno fatto un bello sgambetto. Noi dovevamo tornare con 3 punti e abbiamo perso 7-6. Nella scorsa invece partita disputata a Napoli, la squadra mi è piaciuta. Il risultato finale 13-7 trae un po' in inganno, anche perché la squadra di Posillipo, squadra blasonatissima, ecco, veramente tanto rispetto, tanto di cappello, però ha trovato fuori dei gol veramente di buonissima fattura, meritavano soltanto un applauso. Quindi ne usciamo, diciamo, a capochino, gli abbiamo lasciato i 3 punti, ma ho visto comunque delle buone cose per il proseguo del campionato. Sabato prossimo ci attende una sfida in cui i 3 punti devono essere sicuri. Arriva la Roma Nuoto, una nuova promossa che si è rinforzata, ha un buon gruppo di under 20, sono arrivate le finali nazionali quest'anno, con degli innesti con degli stranieri. Camilleri è una vecchia conoscenza ancora del Siracusa quando siamo saliti nel 2015, è l'attaccante Paskovic che l'anno scorso militava nel Brescia. Sarà una partita da affrontare chiaramente con rispetto, senza paura, scrollarsi di dosso questo zainetto di responsabilità che sinceramente io come società non glielo metto e neanche credo il tecnico. Si devono rilassare e far valere veramente le loro ragioni in casa. Quindi diamo quelle che sono già le coordinate per quanto riguarda la partita di sabato alla piscina Bruno Bianchi. Sabato, abbiamo detto 3 novembre, ore 18, ingresso naturalmente gratuito, quindi insomma anche per incentivare un buon pubblico a venire a tifare Prenoto Trieste. Prenoto Trieste che per Federico Panalai è un'esperienza nuova. Federico, classe 97, se non andiamo errati, quindi fiorentino, quindi insomma ti si sente anche un bel accento, ecco, no? Che porta anche un piccolo entusiasmo, insomma, aggiuntivo nello spogliatoio.
E sei stato praticamente uno dei protagonisti, se non il protagonista per quanto riguarda la gara interna contro il Bogliasco. Quali sono le sensazioni di questo inizio del campionato che da parte tua e cosa ti aspetti da questa stagione? Sei venuto qui e l'hai detto anche quando sei appena messo piede a Trieste per crescere, perché questa è una società che fa crescere molto i giovani. Spiegaci un po' più le tue sensazioni riguardo. Beh, appunto, come diceva Andrea, le due partite fuori casa sono stata un'ottima prova da una parte e dall'altra ci è mancato, diciamo, quel pizzico di fiducia, se possiamo dire, e appunto siamo stati un po' bloccati da questo zainetto di responsabilità, come diceva Andrea. E invece per la partita in casa invece secondo me c'è stata proprio un'altra Trieste in acqua, infatti il risultato ha parlato chiaro, insomma. Quindi è stato qualcosa che in effetti, insomma, vi aspettavate, diciamo, questi alti e bassi in questo inizio di stagione? Era qualcosa che era ampiamente prevedibile? Ti aspettavi qualcosa di più? Ma la prima partita, appunto, come ripeto, come diceva Andrea, è sempre un po' un mistero, diciamo, perché comunque le squadre arrivano da una preparazione forte e insomma, le squadre non hanno mai giocato, quindi appunto è stato uno sgambetto. Riguardo a Napoli invece secondo me si era partiti bene e poi loro appunto hanno trovato questi gol d'applausi, insomma, e la partita è andata così. Matteo aveva parlato prima di qualcosa che per quanto riguarda l'attività, insomma, all'interno di una vasca che è abbastanza tosta quella della pallanuoto, no? Perché ha detto ci sono contatti, eccetera, no? Nella tua giovane carriera hai già tastato con mano qualche avversario particolarmente agognoso? Sì, poi appunto io sono un ragazzo giovane, insomma, sono del 97, quindi quando ti vai a scontrare con persone di 30 anni, sì, lo senti. Da una parte è anche bello, perché è bello confrontarsi con gente più grande, magari anche più forte, e non farti mettere i piedi in testa, insomma. È qualcosa che appunto io domando agli essere abbracciati, è un po', diciamo, la verba, no, della Pallanuoto Trieste di quest'anno, cercare un po' di dimenticare il passato, dimenticare quello che è stato, diciamo, un campionato, insomma, così così, e rimettersi, diciamo, in marcia, avendo anche, insomma, degli obiettivi importanti davanti, no? Certo, diciamo, i nostri obiettivi è eliminare questa lotteria di playout, assolutamente evitarla con tutti i mezzi possibili. Io l'anno scorso se ne è parlato tanto del campionato che abbiamo disputato, qualcuno non era d'accordo, io lo trovo formativo sotto un certo punto di vista, perché quando si lotta tanto, si suda, si fatica, si fa botte in acqua e tutto quanto, e poi il risultato arriva, ne esci sempre più forte di prima. Quindi comunque ragazzi, società, presidente, tutti quanti hanno vogato nella stessa direzione e ci siamo riusciti a salvare. All'ultima giornata, ai play-out, c'è stata una tensione pazzesca, ma il risultato è arrivato. Quindi quest'anno non la voglio ripetere, quell'esperienza io non la voglio ripetere, sono ho massima fiducia nei nostri ragazzi, nel nostro tecnico, c'è un bellissimo entusiasmo, sappiamo dove vogliamo arrivare e anche con Fisio stiamo collaborando benissimo. Io dico sempre a Marco, meno ti vedo meglio è, meno ti parlo meglio è, però devo ringraziarlo, perché comunque è una collaborazione fantastica che dura già da 4 anni, se non sbaglio, Marco. Sì. E devo dire che lo chiamo la mattina presto, addirittura alle 7:30, e Giugiano alle 7:35 c'è già una risposta, guarda, fammi vedere il ragazzo tra mezz'ora. Quindi devo ringraziarlo sia te che anche il tuo socio Zarattini per questa proficua collaborazione. Ecco, una collaborazione proficua, Marco, che alla fine per concludere, diciamo, questo nostro appuntamento, vorrei tornare a parlare con te direttamente quello che avevi detto, diciamo, all'inizio, il discorso non solamente legato alle grandi realtà, ma anche, diciamo, quelle che sono le piccole società, anche addirittura il singolo, perché mi dicevi che anche gli atleti, diciamo, quasi di loro spontanea volontà, per il passaparola, per il fatto che i compagni di squadra, piuttosto che i conoscenti, si sono trovati bene con voi, bussano alla vostra porta per chiedere aiuto, no? Quindi è una cosa importante, 360 gradi, è qualcosa di importante, insomma, che avete sviluppato. Assolutamente, nel senso, non è che per forza uno per venire da noi deve essere affiliato alla società, tantissimi vengono, magari, sai, il tennista, appunto, nonostante abbiamo una collaborazione col Tennis Club Triestino che fa un ragionamento particolare per la prima squadra di atleti agonisti,
ma anche quelli che vanno là, la coppia di amici che si affittano il campo, se lo noleggiano, si infortunano, vengono qua perché sanno che c'è questa competenza, questo nostro modo di lavorare, e quindi vengono per conto loro, ma così anche come le persone comuni che vengono per il problema d'anca piuttosto che il problema di schiena e che iniziano un percorso che comunque è rivolto a tornare a essere attivi, perché noi lo diciamo sempre, la persona finché si muove è in salute e mantiene il suo corpo sano. Se la persona diventa troppo sedentaria, sappiamo, ci sono tutta una serie di dati che lo dimostrano ogni anno di più, va incontro a delle problematiche. Quindi noi portiamo la persona fisicamente, non quel massaggio e basta, ma in un percorso che è quello di portarli a fare un'attività che sia benefica anche in termini più duraturi. Quindi non è l'intervento d'emergenza finalizzato a tolgo il dolore e torno a fare tutto come prima, ma un'educazione per migliorare la qualità della vita, ridurre le recidive. E anche gli sportivi magari tante volte vengono, sai, la terza volta che mi viene l'epicondilite, gli si cambia il gesto tecnico, si vede la racchetta che usa, si fanno delle accortezze che permettono magari di evitare che ritorni. È una cosa importante, importante. E concludiamo ricordando nuovamente, come abbiamo fatto nella prima puntata del nostro focus, il sito web di Fisiosan, fisioterapiafisiosan.it. Ci sono tante informazioni utili, insomma, guide all'utilizzo, insomma, per capire cosa Fisiosan va a realizzare giorno per giorno. Io ringrazio nuovamente la dottoressa Gina per l'ospitalità, ringrazio l'Ateneo Trieste, quindi andremo abbracciati di esse, Federico Panerai, in bocca al lupo per quanto riguarda la partita di sabato contro Roma e più in generale per quanto riguarda il campionato. E il nostro appuntamento numero 9 di City Sport Focus termina qui. Grazie ad Alessandro Asta, ci rivediamo la prossima settimana e come sempre, diffondete il verbo esistere.